Ragazzuoli, buonasera. Perdonate la voce, ma sto KO, ma non vi volevo lasciare senza video, ma sarà un video molto molto breve, ragazzi. Molto molto breve. Finisce 1-1 tra Inter e Napoli. C'era curiosità nel vedere questa partita per vedere come l'Inter avrebbe reagito poi, no? Alle fatiche di Champions. E l'Inter in questa fase è un po' come il sottoscritto, no? Se sentite il tono di voce del sottoscritto, non stiamo benissimo, eh? Ci sta un calo ovviamente dopo la marcia trionfale che abbiamo fatto. In questo momento l'Inter non è al 100%, perché secondo me oggi gioca un buonissimo primo tempo, giocato con un bel calcio, e poi alla distanza cala, complice anche i 120 minuti, no? Che abbiamo visto contro l'Atletico Madrid. Prima di partire, ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like al video. Non riesco manco a parlare. Apprezzate almeno il mio piccolo sforzo, ragazzi. Sarà veramente un video molto molto breve. Volevo giusto dire due cosine, ecco. Lo scudetto per me non è assolutamente in discussione, ci mancherebbe altro. L'Inter lo vincerà, sì, in barba a questa all'essere scaramantici, no? L'Inter vincerà lo scudetto, lo sappiamo, ragazzi, in barba alla scaramanzia. I ragazzi hanno fatto qualcosa di allucinante in questa stagione. Ci può stare un piccolo periodo di flessione. Peccato che sia capitato proprio in questi 3 giorni, no? Avevamo visto già delle avvisaglie un po' col Genoa, un po' col Bologna. Noi pensavamo l'Inter volesse gestire le forze e invece era semplicemente l'energie, l'Inter ha corto di energie, quindi gioca bene un tempo e poi nel secondo cala alla distanza, anche con l'Atletico. L'Atletico secondo me il primo tempo è stato giocato anche abbastanza bene, difatti trovi il vantaggio. L'Inter però i vantaggi non riesce più a gestirli perché proprio fisicamente non ce la fa più. È anche un periodo dove in attacco siamo contati, non c'è Arnautovic, manca Carlos Augusto, che è uno che ti può far rifiatare bastoni, ma ti può far rifiatare soprattutto Di Marco. Buchanan deve giocare di più, mister, deve giocare di più. Abbi un po' più di coraggio di mettere Buchanan. Per me i cambi andavano fatti un po' prima, no? Perché ok, rischiati i titolari, ti è andata bene. L'Inter finisce il primo tempo in vantaggio 1-0, sta gestendo bene. Quindi poi nel secondo tempo, quando vedi che l'Inter non ce la fa più, era quello il momento di fare i cambi. Poi sono stati fatti, ma io li avrei anticipati, avrei messo Buchanan stesso prima. Quindi così la penso. L'Inter il primo tempo mi è piaciuta, ma dobbiamo fare un'analisi dell'Inter di questo periodo. Cioè, in questo periodo, ragazzi, gli attaccanti sono in flessione, anche perché hanno giocato troppo, sia Thuram che Lautaro. E anche i tre di centrocampo sono in flessione. Ho visto Barella fare tantissimi errori, proprio errori di scelte, eh? Scelte sbagliate, sotto porta, sempre poco lucido. Abbiamo avuto quella tripla occasione che poi lui arriva in corsa e spara alto, poteva sfruttare meglio un contropiede, sbaglia il passaggio. No, lo vedi in flessione, Nicolò? Stessa cosa Çalhanoğlu, ha toccato pochissimi palloni. Mkhitaryan, secondo me, questa partita non l'avrebbe dovuto manco giocare perché, cioè, si vede proprio che è in debito di ossigeno, un po' come il sottoscritto. È così. E gli attaccanti in questa fase sono stanchissimi. Thuram, irriconoscibile, non è proprio Marcus. Lautaro, la stessa cosa. Quindi ci mancava in questo periodo dell'anno un attaccante che desse un po' più di aiuto ai due, no? Per il resto, chi sta giocando? Bastoni. La difesa nel proporre calcio è quella che sta dando una grossa mano all'Inter. Col Bologna vinciamo 1-0, assist di Bastoni per Piszczek. Oggi Bastoni, altro assist per Darmian. Sono i difensori in questa fase che stanno giocando. Piszczek è entrato anche oggi, secondo me è entrato bene. Io attingerei un po' più dalla panchina in questa fase perché vedo veramente una squadra in calo, in calo. Oggi, ripeto, è andata bene nella formazione iniziale, nel fatto che hai trovato il gol dell'1-0 subito, cioè subito nel primo tempo, e poi dovevi fare i cambi prima, secondo me. Con un po' di coraggio in più. Comunque, zero drammi.
Siamo semplicemente stanchi, secondo me, ragazzi. Semplicemente stanchi. Abbiamo superato un altro scontro diretto. Comunque, io vorrei vincere sempre, ma è impossibile, è impensabile vincerle tutte. Al netto del mezzo passo falso che abbiamo fatto oggi, abbiamo 14 punti sulla seconda. Cioè, io penso che chiunque di noi avrebbe firmato per essere ad aprile, tra marzo e aprile, a 14 punti di vantaggio sulla seconda. È ovvio che avrei voluto vincere. Hai preso il gol con Juan Jesus di testa, lasciato solo da Dumfries. siamo alla 29esima giornata, all'alba della 30esima, quindi all'ultimissimo giro di boa, abbiamo 14 punti di vantaggio. Quindi meglio di così penso che non si possa. Comunque, ragazzoli, io vi saluto perché non ce la faccio più. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete. Fatemi sapere tutto quello che vi pare nei commenti sotto questo video. Fatemi sapere, secondo voi, cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo, ragazzi? Io ve l'ho detto, secondo me siamo stanchi. Siamo stanchi, semplicemente questo, siamo stanchi. È una fase di flessione che ci sta. Ci sta per il ritmo che ha sostenuto l'Inter in questa stagione. Peccato, ripeto, che sia arrivato in questa fase cruciale, no? Soprattutto per l'eliminazione con l'Atletico, che a me brucia ancora. E secondo me l'Inter avrebbe potuto e dovuto passare tranquillamente il turno con l'Atletico, ecco, aprendo una piccola parentesi. Ma comunque ne parleremo. Adesso c'è la sosta, stacchiamo un po', facciamo riposare chi si può riposare e speriamo alla ripresa di riprendere la marcia, ecco. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Perdonate, ragazzi, ma non riesco proprio ad andare avanti. Va bene così. Dai, va bene così. Ciao, ragazzi.